piccola pubblicazione di qualche anno fa, piccolo volumetto edito dal Centro Studi Piero Calamandrei di Iesi. Si tratta dell'inizio di quella che poi è stata una mia ricerca, un mio approfondimento successivo dell'interventismo di Piero Calamandrei, della sua esperienza durante gli anni della Grande Guerra. Ho avuto la possibilità di lavorare su due archivi fotografici, perché Piero Calamandrei, oltre a essere noto giurista, scrittore, uomo esponente politico, è stato anche un grande appassionato di fotografia. La fotografia è presente nella vita di Piero Calamandrei con grande intensità e continuità, si può dire. La esprime per la prima volta durante gli anni della Grande Guerra, scattando centinaia di immagini, e a noi interessano in particolar modo non solo perché rappresentano un'importante fonte documentaria dal punto di vista storico, ma perché riguardano più o meno il nostro territorio, perché Calamandrei operò, anche se in retrovia, quindi in zone di relativa sicurezza, operò in una zona, in una porzione del fronte che era quella afferente al confine tra il Veneto e il Trentino odierno, durante la prima guerra mondiale, quindi parlo di Pasubio, Valle dell'Eno, Novegno, tutte le frontiere, insomma. Sì, c'era chiaramente lui non era in prima linea perché operava nella milizia territoriale, quindi apportava un certo tipo di sostegno, però ha avuto modo di diventare spontaneamente una sorta di reporter in maniera polenta di guerra. Anche sì, di venire a stretto contatto con la popolazione. Spesso la guerra che lui ha documentato non solo attraverso la fotografia, ma soprattutto attraverso uno strepitoso epistolario di guerra, perché lui scriveva quotidianamente ai familiari, alla fidanzata Ada Coci, che poi durante la guerra nel 17 diventò anche moglie, e ai parenti, agli amici, non solo testimonia la guerra, quindi non solo attraverso la fotografia, ma anche attraverso la scrittura, lasciandoci in eredità questo enorme epistolario di guerra e descrivendo ciò che lui viveva spesso attraverso gli occhi della popolazione, quindi gli occhi dei veneti stessi. Incredibile, bellissimo. Sì, testimoniando proprio il suo passaggio nei piccoli paesi come San Vito di Leguzzano, Valli del Pasubio, che all'epoca era Valli dei Signori, parlando del Novegno, descrivendo minuziosamente il nostro paesaggio, che lui metteva costantemente anche a raffronto con il paesaggio toscano, raccogliendo anche i fiori della nostra zona, perché apro altra piccola parentesi, era un grandissimo appassionato di botanica, del mondo vegetale, teneva anche un erbario, era una passione che aveva già dai tempi dell'adolescenza, e quindi cosa faceva? Raccoglieva questi fiori, genziane, altri fiori della nostra zona, li metteva nelle buste e poi li inviava a Ada. Ada. Bene, andiamo avanti, dai, che ne vediamo un'altra. Questa è, immagino, sarà questo è un esempio, una delle lettere, delle sue lettere che lui spesso corredava anche di schizzi, di disegni che in alcuni casi ricordano quasi la fiaba e il fumetto. Questa è una lettera che lui 17, qui era in Val di Posina, e questo era il telefono, il disegno del telefono che lui utilizzava per comunicare con l'osservatorio del Monte Gamonda. Ecco, poi ci sono altri schizzi che sono invece altimetrici, hanno dettagli, informazioni molto più militari. Questo era per dare un po' l'idea. Bellissimo, questo è un documento molto significativo. Fu anche pittore Piero Calamandrei, anche questi sono aspetti, cioè di fronte alla sua figura così ieratica, monumentale, che è quella che noi insomma di norma conosciamo, in realtà la sua personalità è assolutamente vasta e poliedrica, anche molto sensibile dal punto di vista dell'estetica e dell'arte. Qui siamo sul Monte Novegno, questo è un commilitone di Piero Calamandrei. Fondamentalmente la mansione di Calamandrei al fronte era quella di sovraintendere ai lavori della territoriale. Qui siamo dopo la spedizione di primavera, erroneamente chiamata spedizione punitiva comunque, quindi siamo nel luglio-agosto del 16, siamo sul Novegno, dietro, anche se l'immagine non rende benissimo perché è un po' rovinata, ma c'è il Monte Cimetta. Fondamentalmente Calamandrei sovraintendeva questi lavori di fortificazione che durante la spedizione punitiva non esistevano, però visto il pericolo che avevamo in corso si pensò bene di trincerare, che poi sono quelle fortificazioni che a tutt'oggi troviamo e che sono visitabili ancora e che sono diventate luoghi di turismo della memoria
via turismo culturale. Certo, ma la cosa più strabiliante è che quando si va a visitare questi luoghi si riesce ancora a trovare qualche reperto che può essere una forchetta, che può essere una scatola, è vero? Ci assolutamente sono... sì. Ecco, e a volte sembrano assurde queste cose, invece sono autentiche, perché poi con prove... Parlano dal passato di un vissuto è incredibile, ma è così. Lui stesso racconta di essere, in una lettera alla fidanzata, di essere piuttosto stupito di come molte persone raccolgano. Già allora c'era chi andava in giro a raccogliere dei reperti poi per farne braccialetti. Ah, beh, quindi già allora era cominciata durante... Beh, ma la cultura dei recuperanti... Di recupero memoriale, di volontà di creare un archivio della memoria. Della memoria, certo, attraverso certo. gli oggetti. Questa è una foto, un disegno? Sì. No, è una foto. È proprio una foto. Le immagini non sono in ordine cronologico, ma è un'immagine molto, molto significativa, perché qui Piero Calamandrei sta raggiungendo, è ad Acquaviva, una località che si trova tra Rovereto e Trento, sta raggiungendo la Trento ormai in fase di liberazione dalle truppe austriache, perché Calamandrei con altri due ufficiali fu il primo a entrare nella Trento liberata, più che trasgredendo, non attendendo gli ordini superiori, ma partì così alla garibaldina, preso dall'entusiasmo, con il sidecar e con una serie di bandierine italiane e con una bandiera più grande italiana che voleva fissare sul monumento dedicato a Dante, che conosciamo, si trova di fronte tutt'oggi di fronte alla stazione dei treni. Ti puoi anche immaginare che abbia delle reazioni di questo genere, dei comportamenti atipici che sono caratteristici proprio delle persone così, no? Certo. Bene, andiamo avanti. E qui è una marcia sulla neve, siamo nel marzo del 1916 in Vallarsa, chiamata anche Valle dell'Eno, è nella fase in cui Calamandrei con la sua truppa si esercitava, non eravamo ancora, cioè in una fase in cui era preliminare al vero e proprio... Eravamo già in zona di guerra, però era la fase delle esercitazioni topografiche. Dopo la spedizione di primavera, il clima e anche il suo atteggiamento nei confronti del conflitto comincia un po' a vacillare e ad avere i suoi chiaroscuri. Qui siamo sul Monte Novegno, ecco, Calamandrei era solito anche riprendere scene della vita quotidiana dei soldati. Qui si tratta di una mensa, corredava spesso le immagini con alcune notazioni didascalie, di tipo geografico, qui si spiegava rispetto a dove era collocata la mensa, dove ci si trovava esattamente, e anni fa ho avuto modo anche, quando abbiamo visto la copertina del primo libro, quello rosso che riguardava la Grande Guerra, ho avuto modo di ripercorrere anche i luoghi e di ritrovare, cioè di fare un lavoro di tipo comparatistico ieri e oggi, e siamo riusciti a ritrovare anche la collocazione esatta di questa immagine. Bellissimo, anche perché vedi, proprio la tavola è già in profondità, no? Sì, esattamente, è un pendio, proprio sulle pendici, una delle pendici del Monte Novegno, quindi proprio è... La pianura, il schio è quasi sotto, a strapiombo, e quindi in un terrazzamento si erano collocati, ma qui siamo anche in mese estivo, quindi luglio-agosto permetteva questo tipo di mensa esterna. Qui la cosa interessante di questa immagine è che da notare la bordatura in nero, perché allora questa è una delle immagini che Piero Calamandrei utilizzò successivamente al conflitto nel 19, perché venne chiamato a tenere una serie di conferenze in cui doveva spiegare qual era stata la sua esperienza nella Grande Guerra, e si avvalse di tutta una serie di immagini, di diapositive tratte da fotografie che lui aveva scattato o avevano scattato alcuni suoi ufficiali collaboratori, perché nel 18 Piero Calamandrei apparteneva al servizio P, che era il servizio propaganda, un'azione
c'è un impegno del tutto peculiare, e anche in questa fase ebbe modo di scattare numerose fotografie, celebrazioni, eventi molto intensi, particolari. Qui siamo a Rovereto e è finita la guerra, e qui sono l'entrata praticamente dell'esercito italiano in marcia tra Rovereto e Trento, quindi anche questo momento epico e importante. Molto importante. Questa è appunto l'immagine, riporta, vede come entrammo in Trento, cioè il titolo della conferenza che lui tenne appunto, ad esempio in questo caso a Milano, al Liceo Beccaria, invitato dal Touring Club, ma una conferenza che poi tenne anche in altre città d'Italia. Il 7 marzo, sì, del 19. Dell'anno? 19. Siamo nel 19, quindi un anno dopo la fine del conflitto, e la cosa interessante è che proprio in apertura di conferenza Calamandrei esplicita che si avvarrà soprattutto di immagini, e questa è una cosa che sottolineerà anche più volte nel corso della sua carriera, cioè come l'immagine per Calamandrei sia di grande supporto alla... Poi... Era un precursore dei tempi lui, eh? Sì, in molte occasioni, Sì. Tutti questi scatti fotografici Piero Calamandrei già durante, all'inizio del conflitto, quando era servito di Leguzzano, all'inizio del 16, diciamo nel Natale 16, intendeva fare di questa mole di scatti fotografici che già pensava di raccogliere, di farne poi un volume, cioè un'edizione. Sì. Infatti spiega in una lettera la fidanzata Ada: mi raccomando, conserva questi scatti perché ne farò al mio ritorno, lui utilizza proprio questa espressione, una raccolta di guerra memorabile. Quindi in qualche modo adesso la pubblicazione che andrò a editare con la Fondazione Museo Storico del Trentino risponde anche a questa a sua stessa volontà. Certo, sì, in qualche modo, a questo desiderio. Quindi, esatto, ecco. Sì, di rendere pubblica anche attraverso le immagini e l'esperienza della Grande Guerra. Se ero attiva allora o viva allora, gli avrei fatto il video, altro che alcuni le foto. E non solo uno, sicuramente. Va bene. Andiamo avanti, ne vediamo un'altra. Qui siamo sul Pasubio, queste sono immagini particolarmente intense, e questo è un momento in cui Piero Calamandrei comincia a prendere contatto da vicino con quella che è la realtà anche drammatica del conflitto. Sì. Infatti, prima ho accennato brevemente a questo volume fotografico di imminente uscita. L'intento non è solo quello di pubblicare una selezione di immagini fotografiche, ma di far capire come attraverso tutta questo percorso di guerra, questo percorso di immagini, muti anche la percezione che Piero Calamandrei ha del conflitto, la sua percezione della guerra. Entra in guerra come interventista, del resto, come tanti altri intellettuali, sì, della sua epoca, epoca quindi con un certo tipo di convinzione, forte di una fede negli ideali mazziniani, risorgimentali, si sente parte di una collettività anche intellettuale e politica fortemente coesa. Poi in realtà questa continua a mantenere da un lato questa fermezza, questo voler essere saldo nel proprio dovere di cittadino, soldato, di cittadino italiano, ma dall'altra comincia ad avere anche dei dubbi in merito. Spesso opera anche presso i tribunali speciali di guerra, dove chiaramente i soldati, sappiamo, venivano passati frequentemente per le armi. E discute la sua prima causa penale proprio alle pendici alle guglie del Monte Pasubio. La sua prima causa penale, dove è stato chiamato a difendere 8 soldati accusati di diserzione, passibili quindi della pena di morte, catturati e processati per dare un pronto esempio di militare giustizia. Riesce però, con le sue incredibili doti oratorie e la sua intelligenza, a salvarli, ma sarà solo l'inizio di una lunga serie di processi dove è chiamato a salvare questi soldati. Quindi durante la guerra, cioè la guerra per Piero Calamandrei è sicuramente un grande crogiolo di esperienze, di riflessioni anche politiche, ma soprattutto di tipo morale. E infatti dall'interventismo della Grande Guerra, sì, poi tutti questi ingredienti ritornano nella sua vita, lo portano alla
all'impegno nel Partito d'Azione, alla sua scelta antifascista, ma anche alla difesa dell'idea federalista, ad esempio, e a un assoluto pacifismo degli anni 50. Quindi se leggiamo la Grande Guerra come questo crogiolo, con questo momento di questo serbatoio di riflessioni, questo laboratorio di idee, chiaramente comprendiamo molto di quello che è stato anche il Calamandrei degli anni successivi. Quindi non va considerato come un fatto a sé stante, ma anzi è qualcosa che ritorna spessissimo, poi il ricordo e la testimonianza della Grande Guerra nella sua vita. Pensiamo anche alle orazioni, lui è ricordato soprattutto come cantore della resistenza, ma anche questo essere cantore della resistenza affonda soprattutto le proprie radici nelle orazioni che lui tiene negli anni 20, orazioni in cui ricordava i morti della Grande Guerra, cioè la fede, il rispetto per coloro i quali sono immolati per la patria nasce e affonda le proprie radici nel primo conflitto mondiale, ed è un recupero quindi poi che lui fa attraverso la resistenza. Sì, a volte include nel suo repertorio fotografico anche alcune immagini un po' più scanzonate, un po' più buffe. Qui abbiamo un soldato che per trasportare alcuni oggetti utilizza una carrozzina da bambino. Sì, per bambino. Qui siamo sempre in prossimità del Monte Pasubio, sulla Streva. Ecco, sono scene di vita militare così, anche a volte volutamente un po' scanzonate. Purtroppo non ci rimangono le testimonianze delle lettere ai familiari, perché ci rimangono soprattutto quelle alla fidanzata, dove l'immagine della guerra è volutamente edulcorata, perché non voleva chiaramente, certo, pesare, come tutti, certo, far i fidanzati, non voleva far preoccupare gli affetti. Certo, gli affetti. Lui è il terzo da destra, è quello con questo palandrano, questo cappotto con i bordi in pelliccia. Siamo nel marzo del 16, in una marcia lungo la Valle dell'Eno, una marcia sulla neve, insomma, sempre, fa sempre parte con la territoriale, con i suoi uomini della territoriale. Sì. Giriamo pagina. Manda anche numerose cartoline dove fa sempre segna queste frecce, spiega dove abita, qual è la sua mensa, dove alloggia. Qui siamo a Valli dei Signori, ora a Valli del Pasubio, appunto in onore dei caduti della Grande Guerra. È un'immagine del paese, successivamente dovrebbe esserci anche il retro della... Eccola qua. Saluti da quella finestra, appunto. Che appunto tenero. Sono le cartoline che mandava la fidanzata, per questo il tono è così... E questo, siamo in Valcanale, alle falde sul Pasubio, è un trasporto d'artiglieria, sempre gli uomini della territoriale. Con un po' di neve, quindi... Sì, sì, che lui sovraintende a questo tipo di lavori. Bellissima questa foto, guarda, andiamo avanti. È una guerra proletaria, quella che lui spesso fotografa, che la territoriale... gli scatti di Calamandrei non ci testimoniano una guerra... diciamo della prima linea, non testimoniano la guerra, cioè la bella morte o l'eroe, ma lo sforzo, la fatica, i momenti di vita quotidiana, una sorta di guerra proletaria, quella che emerge da questo repertorio di immagini. Sì. E questo? Questi sono degli schizzi che lui spesso, di cui spesso lui corredava le lettere, schizzi, disegni con i quali spiegava la sua esatta posizione. Siamo l'altezza delle sì, della altimetrici, montagna, sì, alcune, sì, dove era l'accampamento, dove si trovava. Erano... Molto interessante anche questa cosa, perché è fatta a mano libera, no? Sì. E che dia così una sensazione precisa di quello. Bello, bello. Qui siamo alla fine della guerra, siamo già alla fine del 18, è al servizio P, Calamandrei, servizio propaganda, e sta reggendo un aeroplanino, perché si tratta di manufatti dei soldati con i quali lui poi ha organizzato, allestito una mostra. Una mostra di anche. Questa è la scatola che conteneva le fotografie presso l'archivio storico Piero Calamandrei di Montepulciano. Da notare quella notazione in verde, fotografie della guerra 18 fatte da Piero da bruciare. La scritta è stata fatta dalla
fidanzata e poi moglie ad Accocci, perché aveva un brutto ricordo di quelli che furono gli anni della guerra. Ma poi cosa è successo? Le hanno fatto bruciare? Eh no, fortunatamente il destino ha voluto che non venissero distrutte, appunto le abbiamo trovate, utilizzate, o meglio sono conservate tuttora è presso l'archivio Piero Calamandrei. È proprio un classico delle fidanzate che devono bruciare il passato dei mariti, sì, vero? Qualsiasi natura sia, ma sì, il passato bisogna la gelosia retroattiva far terra bruciata anche intorno. In questi casi agisce. Beh, vabbè, questa era gratuita, ma era una battuta saggia. Questa è un'immagine invece che riassume molti degli aspetti del Piero Calamandrei che partecipa alla Grande Guerra, perché abbiamo la scrivania, quindi le sue carte, le lettere, poi i fiori che lui coglieva frequentemente. Qui siamo a Zocchio, in una piccola frazione, un piccolo paesino della Vallarsa. Oltre al servizio presso la territoriale, andrebbe ricordata anche la sua azione, il suo operare nel servizio P, quello che più volte ho nominato, che è il servizio propaganda. Sì. Un'esperienza che fu importantissima per lui, perché si trattava intanto di riacquisire quel ruolo intellettuale al quale lui insomma apparteneva assolutamente. Sì. Quindi in qualche modo all'inizio del 18, quando con il passaggio da Cadorna a Diaz si comprende che i soldati hanno anche bisogno ormai di un'assistenza morale molto più forte, molto più incisiva, viene istituito questo servizio P che si apriva a un vario ventaglio di azioni, ma fondamentalmente erano tre le principali: quello di assistenza morale e fisica, quello di propaganda, perché si doveva fare in modo che i soldati credessero ancora in qualche modo a quello che stavano facendo, cosa difficile, o comunque si cercava di veicolare un'idea di patria, perché dobbiamo pensare anche ad un fronte in cui si riunivano, si era ritrovata una babele di persone provenienti dalle zone più disparate dell'Italia. E un concetto d'Italia molto forte e solido in realtà non esisteva ancora, quindi si combatteva per quale motivo, si combatteva per quale scopo, quindi si cercava di infondere questa idea di patria, ma anche si cercava di riavvicinare in qualche modo il soldato alla famiglia, in un senso di rispetto, e si riprendeva un discorso che già era iniziato attraverso l'azione dei cappellani militari, ad esempio, o anche dei medici, dei dottori. E terza azione purtroppo era quella un po' più di intelligence, perché si doveva anche controllare quale fosse l'umore stesso della truppa, se vi fossero degli elementi rivoluzionari o dei disobbedienti in qualche modo. Piero Calamandrei, come tantissimi altri intellettuali, viene impiegato all'interno di questo tipo di corpo nuovo, di questo ufficio, l'ufficio P, però è una mansione che lui intraprende con grandissimo entusiasmo, riallacciando tutta una serie di contatti intellettuali, ad esempio con Giuseppe Lombardo Radice, che poi diventerà un grande pedagogista, con il quale poi avrà un dialogo molto intenso anche in seguito, ma anche con altri, con poeti, scrittori, con Jaillet, raccogliendo i canti di guerra, cercando di favorire la nascita ad esempio di biblioteche vicino alla zona del fronte. Quindi si fa grande promotore di cultura. Per quello dicevo, la Grande Guerra è un enorme laboratorio di idee, di riflessioni, e fa nascere in Calamandrei anche la consapevolezza di avere in sé tante capacità: la capacità oratoria, pensiamo ai processi, la capacità di organizzatore culturale all'interno del servizio P, la capacità di scrittura, e tutti ingredienti che poi ritornano insomma con grande frequenza nella sua esistenza. Ascolta, io ti sto ascoltando incantata, e sono convinta che chi ti sta ascoltando apprezzerà moltissimo tutte queste cose che ci stai veramente facendo scoprire. Ma io adesso ho una domanda. Allora, Silvia Bertolotti ha solo in testa questo Calamandrei, o c'è anche qualcos'altro in te che dobbiamo sapere e scoprire? Perché in effetti, quando uno si dedica ad un personaggio, ad una fascia storica,
e chiaramente ci dedica l'anima e ne esce sempre una forma di sì. informazione e di cultura come quella che stai appunto dimostrando. Però avrai anche altri indirizzi, hai altre passioni nella vita? Ma sì, sicuramente. No, diciamo che oggi... Da un po' di tempo a questa parte, sì, Calamandrei, ecco. Altre tematiche. Quindi una cosa episodica, è una malattia, sì, episodica. È una malattia che potrai, di cui potrai anche così guarire. Penso di sì.